Allora, una domanda un po' insolita. La prima risposta che mi viene in mente è che la ricerca la finanzi tu con le tue tasse. In altre parole, in Italia, in larga parte, la ricerca è finanziata dallo Stato che si finanzia attraverso le tasse. Poi, nello specifico in Italia, abbiamo principalmente per la fisica l'Istituto Nazionale di Fisica Nucleare, che non fa solo fisica nucleare, l'Istituto Nazionale di Astrofisica e diversi istituti del Consiglio Nazionale delle Ricerche e poi ovviamente la ricerca finanziata dalle università. E poi c'è la ricerca fatta nel privato, tendenzialmente di tipo applicativo, e poi c'è una parte di confine, cioè gli spin-off della ricerca pubblica, che sarebbero le ditte private che nascono come applicazione di idee magari maturate in ambito di ricerca pubblica. Inoltre il flusso di denaro è circolare, nel senso che la ricerca ha delle ricadute tecnologiche e inoltre diverse ditte private ricevono commesse dai gruppi di ricerca.